santo, c'erano tutte queste luci accese. Tesoro? Tesoro a mamma? Perché ci sono tutte queste luci accese? Perché ho dimenticato di spegnerle. Ah, ma in bagno ci devi andare? No, già ci sono stata. Perfetto, allora la spegne mamma la luce, eh? Nel corridoio ci devi venire? No! Ok, allora la spengo io. Amore, fammi soltanto la cortesia di stare un pochettino più attenta, ok? La luce costa. Guarda questa, ma che siamo qui? La festa di paese! Laura, che sono queste, eh? Che sono queste? Sono delle luci. Sono luci? Mi stai prendendo pure per il culo? Sei pregata di spegnerle perché io né vado a lavorare per pagare le bollette né vado a prostituirmi. Perché la luce del bagno è accesa? Perché tra 2 minuti ci devo ritornare, mamma. Ah, ci devi ritornare? E no, cara mia, quando ci ritorni la riaccendi. Perché quella del corridoio è accesa? Mi sono dimenticata di spegnerla. Non te la devi dimenticare. Anche in camera tua basta una sola luce accesa. Le luci di casa devono essere tutte spente, ok? Sì, sì, ok, scusami. Perfetto, vediamo, vediamo. Allora, che preparo stasera per cena? Vediamo. Che cazzo? Ma com'è possibile che spenta la luce del frigorifero? Oh mio! Tutto scongelato! Laura! C'è, mamma! Ah, ma allora c'è la luce. Ti ho detto che le luci devono stare spente. Pensavo fosse andata via la corrente, perché il frigorifero è completamente spento. La roba si è scongelata, adesso la devo buttare tutta. Ma no, mamma, la corrente c'è sempre stata. È soltanto che siccome hai detto che tutte le luci di casa dovevano essere spente, l'unica accesa era quella del frigorifero e quindi ho staccato la spina. Ti ho fatto un favore, penso, no? Oddio, che cosa stai dicendo? Ma tu sei proprio un imbecille!